Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo subito con una ricettina. Noi ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione e adesso vado a preparare, che ho messo un po' a posto il frigo, un pesto di rucola. Io metterò anche del basilico perché ce l'ho qua, è poco e perché non vada buttato, lo infilerò dentro così almeno ne viene un pochettino di più. E poi qui ho i pinoli, quindi è un pesto di rucola normale. E niente, io ho messo una busta, adesso vabbè non c'è stata tutta qui, però ce n'è ancora un po' nello scolapasta. E la busta è da 100 grammi, più, aspettate che ve lo dico, 30 grammi di basilico. Quindi siamo giusti con le dosi che dice Benedetta nel suo video. Perciò adesso vado a prepararlo e poi vi faccio vedere dopo come è venuto. Ho dovuto cambiare contenitore perché il frullino ovviamente non funziona neanche questa volta e proverò a farlo col mini pimer. È andato Maurizio a comprare le cosine che ci servivano insieme a Sabrina, quindi adesso le sistemo e vi faccio vedere quello che abbiamo preso con il menù settimanale. Allora, i pannolini per Pia, questa confezione è da 40 pezzi. In fondo, prima del menù settimanale, vi lascerò sempre lo scontrino con i prezzi. Qua ci sono 40 pannolini, appunto abbiamo preso ancora taglia 4 e poi anche le salviette, sempre della Hello Baby, confezione da 80, perché l'abbiamo finita. Ho preso due pacchi di uova, queste qui da 10, uova medie all'allevamento a terra. Poi tre confezioni di parmigiano reggiano DOP, quattro confezioni di Wuerster, questi qui della Tobias. La pancetta, una dolce e due affumicata, la confezione da 200 grammi. Il cotto a dadini. Poi lo zucchero, perché l'avevamo finito, bianco, due confezioni da 1 chilo. Due pacchi da mezzo chilo di cavolini di Bruxelles. Una confezione di spallacotta e tre confezioni di prosciutto cotto scelto. Due confezioni di mozzarella, una confezione di gorgonzola DOP dolce, una confezione di fettina al grana padano e due confezioni di carne trita da 400 grammi. Abbiamo preso la ghiaia per i gatti, quattro confezioni di hamburger di suino senza glutine. Il sale per la lavastoviglie 2, una confezione di riso a chicco lungo, una confezione di carote da 1 chilo, due broccoli, due formaggi freschi spalmabili, un Emmental bavarese, una confezione di carotine a julienne perché quando andrò a fare le carote bollite, Manuel quelle là non le mangia. E una confezione di mozzarella per pizza e panini. Per finire quest'acqua Ginevra. Adesso vi faccio vedere come è venuto il pesto di rucola, che ci devo aggiungere il formaggio ora, e mangiamo poi gli spaghetti o le trenette. Invece come bibita oggi a pranzo beviamo la cola. In genere, quando non ve la faccio vedere perché non l'abbiamo bevuta, perciò per tutta questa settimana neanche alla sera abbiamo bevuto le bibite. Purtroppo il pesto per la nostra pasta, che ho messo giù 1 chilo di spaghetti, è poco, quindi ho aggiunto la ricotta, ma riesce a essere poco lo stesso. Adesso le mescolo meglio che posso e vediamo. Comunque, dalla regia dicono, e senza glutine hanno già iniziato a mangiare, che è buono, quindi.
le bambine, siamo pronte. Mentre gli altri sono in casa con Maurizio, noi andiamo al alla festa di compleanno di Luca. Scusate un attimo. Alla festa di compleanno di Luca. Ormai era già tutta quanta organizzata, non c'è tanta gente, siamo praticamente solo noi, però comunque è giusto festeggiare questo piccolo bambino. E qua c'è il suo secondo regalo. Il primo regalo ve lo faccio vedere quando arriviamo, perché quando gliel'abbiamo portato proprio il giorno del suo compleanno mi sono dimenticata di farvi vedere. E quindi ve lo faccio vedere poi oggi. E qua c'è il secondo pezzo, lo portiamo oggi, abbiamo fatto uno il giorno del compleanno, uno oggi, e speriamo che gli piaccia. Questo qui è un po' piccolino, secondo me non è che lo entusiasmerà più di tanto, però speriamo. Adesso guido e noi ci vediamo. Capelli da squilibrata, ma ci saranno degli sviluppi che non vi dico. Ciao Sabrina, Giada, e si vede anche Pia. Siamo arrivati. Ciao Titti. Titti. Ciao Titti. Bob. Ciao Bob. Bye.
leggerò quella. Wow, guarda quanto è bello! Giada, dai! Sfonda, aiutami, Giada! Che forte, amore! Adesso inizia a dare colpi così è per niente. Sfondati! Vai, Giada! Picchiatura! Brava! 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 Giada! Si rompe il passone. Adesso, com'è che si chiama? Sabrina. 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 Vuoi farlo fare anche a Pia? No, non si rompe. Sabrina. Ma scusa, dove stai riprendendo? Bambino per bambino. Anche la preparazione. Vai, forte, amore. Vai. Vai, Sabrina, si rompe il bastone. Altro che capello. Tocca di nuovo a Luca, vai. Ha una forma un po' strana questa pentola. C'è Pia, guarda un po', Luisa. Mi sa che la dovremmo fare noi. La facciamo fare anche a Pia due colpetti senza maschera. Tieni, Pia. Dai. Picchia la pentolaccia, dai! Picchiala, picchiala! Forte, forte! Picchia forte qua! In faccia Sabrina. Brava! Brava, dai, forte! Forte! Ok, dai, allora. Dai qua! Bravissima! Dai, giù la maschera! Giada! Prima che Luca li fa male! Vai, Luca! No, picchiare gli altri! Però, Luca, solo la... Solo la palla. La palla. Abbassa il nome. Abbassa il nome. Pia. Vai, Luca. Allora, dai, vai. Secondo me... Dai, Luca. Vai, prendi. Mi raccomando, voi due più grandi, Basta, anche quest'anno. Basta, basta. Pia, vieni, ce l'ho qua. Pia, guarda. Pia, vieni. Bravissima. Adesso come bambino gli do la sua bustina per metterci quello che trova. Vieni. E Giada siamo quelle in cui abbiamo trovato più cose. Mamma, ci abbiamo le borsine. Ci abbiamo serpenti in mano. Sì, ma ne hai prese troppe tu. Non è vero. Non è vero! Loro non si porta a casa i suoi fratelli. Loro non si sono sbrigati! Ah beh certo, comunque lì ce ne sono ancora 700, eh? Le prendiamo? Sì. Non tu! Loro! Come dicono i bacini? Me lo potresti aprire! Bravo Fra, bravo, bellissimo video! No, facendo così, dopo che lei stava girando. Ciupa ciupa il cane. Il cane ciupa ciupa di Giulietta. Vai un attimo a vedere. No! L'ho mangiato io. Wow, ma che bello! Ma bellissima! Sia Luca, tanti auguri a te! Aspetta, vai! Aspetta, devo tornare alla foto. Che mio! Fatti vedere la stellina, il cuoricino. Siamo tornati dalla festa di Luca
è stato un bel pomeriggio comunque insieme a mia zia, insieme a mia cugina, insieme all'amica di mia sorella, mia mamma, mia sorella, cioè è stato un bel pomeriggio, abbiamo parlato. Ma oggi è anche il compleanno di un'amica speciale, di Sara, e perciò volevo farle gli auguri, lei non credo che se lo aspetta, farle gli auguri qui pubblicamente, davanti a tutti, insomma, quindi tanti auguri di buon compleanno Sara. Le ho già fatto anche gli auguri, vabbè, stamattina tramite WhatsApp ovviamente, e poi mercoledì che la vado a trovare le porto un regalino, ma lei lo saprà solamente quando guarderà questo video. E niente, quindi adesso devo andare a dormire perché è tardissimo. Non tanto tardi, però abbastanza, quindi devo andare a dormire, sennò domani mattina salto di nuovo la sveglia. Quindi buonanotte e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao. 1, 2, 3, come on!